sia questo incontro, che è il secondo appuntamento di questo nuovo contenitore che abbiamo avviato da poco, cioè dagli inizi di gennaio, con il libro di Elena Percivaldi, La vita segreta nel Medioevo, e che abbiamo chiamato Medioevo quante storie, un viaggio in libri tra realtà storica e finzione letteraria, proprio per raggruppare tutti gli incontri che quest'anno andranno avanti addirittura fino al 17 di maggio, unendo la presentazione di opere di saggistiche e di opere di narrativa. Un contenitore che abbiamo realizzato in collaborazione con un editore molto importante che è Yakabook, un editore che festeggia quest'anno 50 anni di vita e che ha un ricchissimo catalogo, fra l'altro, di libri d'arte e di storia medievale, e che ha da poco aperto la sua libreria nel posto dove ha anche gli uffici, cioè in via Frua 11. Quindi gli incontri che noi faremo da qua a maggio saranno in parte sempre qui in Feltrinelli e in parte nella libreria di Yakabook in via Frua 11, così vi daremo modo di conoscere un posto che magari non conoscete, dove oltretutto avete un'ampia possibilità di scelta di libri, di testi che sono all'interno di questa libreria. Quindi un ringraziamento anche a Yakabook per aver aderito a questo progetto, per averci aiutato a realizzare questo bel pieghevolino gestito che dovreste avere tutti, dove sono elencati tutti gli appuntamenti fino al 17 di maggio. Fatta questa piccola premessa, grazie di essere qui. Oggi presentiamo un romanzo storico che viaggia a cavallo tra fine del Medioevo e inizi del Rinascimento, perché come avrete visto nelle note che abbiamo messo in internet, la storia parte nel 1481 in Spagna e poi prosegue nel 1494 a Firenze. È un thriller, quindi un romanzo da leggere tutto d'un fiato e alla scoperta del colpevole, perché come tutti i thriller è storia di assassini e di colpevoli, però io penso che la cosa migliore a questo punto sia quella di lasciare la parola all'autore di questo romanzo che si intitola I delitti delle sette virtù, l'autore è Matteo Di Giulio, che è con noi e che noi ringraziamo di aver accettato il nostro invito. Buon ascolto a tutti e come sempre, se volete intervenire e fare domande, siete liberi di farle anche durante la presentazione del libro, l'autore ne sarebbe particolarmente felice. Buon ascolto e grazie. Grazie anche da parte mia per essere qui, grazie anche a Trinelli, a Maurizio e all'Associazione Italia Medievale, è un vero piacere e sì, confermo, fatemi domande in qualsiasi momento, non abbiate paura di interrompere perché almeno non è una cosa solo da un lato e non vi annoi. E c'è qualsiasi dubbio, qualsiasi curiosità, sono qui anche per questo. Il mio romanzo è il mio terzo romanzo, questo, il primo che esce per Sperling & Cooper, il mio primo thriller storico, perché gli altri due precedenti erano due romanzi invece contemporanei, e a differenza degli altri due che erano ambientati a Milano, questo è il mio primo romanzo in cui vado fuori, mi avventuro fuori dalla mia città natale e vado a Firenze nel 1494. Quindi per me, scrittore, è stato un grandissimo cambiamento, una grande novità e un'enorme sfida, perché il terreno del romanzo storico e della storia in generale è davvero ostico, bisogna prepararsi, bisogna studiare, bisogna calcolare qualsiasi cosa, non si può lasciare nulla a caso, anche perché il pubblico è, ahimè, estremamente preparato e estremamente, giustamente preparato e giustamente esigente. Per cui prima di idea io mi inizio a dire come è nato il romanzo nella mia testa. Io avevo in mente di scrivere qualcosa riguardante Savonarola, perché era un personaggio, io ho sempre scritto storie nere, storie comunque abbastanza, non dico violente, ma comunque storie incalzanti,
perché il mio primo romanzo era un giallo, il secondo era una specie di noir ambientato a Milano, in una Milano degli anni 80 e 90, un po' una sorta di Amarcord, però sempre con una storia nera a fare da filo conduttore. E per uno scrittore a cui piace, perché anche da lettore mi piace il poliziesco, il thriller, l'indagine, il mistero, un personaggio come Savonarola è davvero la ciliegina sulla torta. È un personaggio di rottura, è un personaggio controverso, perché già basta iniziare a studiare un pochino, ma proprio le basi più elementari, Wikipedia, l'enciclopedia, e subito ci si rende conto che Savonarola è un personaggio che ha mille facce. Una fonte ti dice che è un santo, una fonte ti dice che è un diavolo, e già lì ti rendi conto che hai in mano qualcosa di che è luce e ombra al tempo stesso. Un personaggio così, un personaggio storico così, ovviamente cade a fagiolo per chi vuole scrivere un thriller. Studiando la sua vita mi sono reso conto che c'era un buco nero nel 1494. In questo romanzo è quasi tutto vero. Ho cercato di riassumere, comunque di inserire quasi, diciamo che l'80% sono elementi reali, storicamente reali. Nel 1494 la Signoria di Firenze è più o meno in bilico, perché dopo la morte di Lorenzo il Magnifico, il figlio, detto Piero il Fatuo, non è in grado di tenere il potere, quindi tutto il potere dei Medici sta crollando. Contemporanea nasce, torna a Firenze, chiamato da Pico della Mirandola Savonarola, che già era stato a Firenze tanti anni prima e aveva fatto una pessima figura perché non era pronto per una piazza così difficile, e invece nella sua seconda esperienza fiorentina Savonarola acquista moltissimo potere gradualmente, ma in realtà anche abbastanza velocemente. Riesce a ottenere una cosa che agognava moltissimo, che non è stata facile per lui, ossia distaccare tutte le chiese toscane dagli Sforza e dalla congregazione lombarda. Quindi lui diventa una sorta di capo di tutte le congregazioni della Toscana. Oggi molte fonti invece individuano un elemento più importante per la storia di tutti i regni italiani, dei vari ducati, della Repubblica di Venezia, della Signoria dei Medici, ossia nel 1494 la discesa del re di Francia, Carlo VIII, che voleva annettere il regno di Napoli, voleva toglierlo alla Regina d'Aragona e rimettere ovviamente sotto la corona di Angiò. Per cui questo spauracchio molto forte è la spada di Damocle che poi farà cadere i Medici di lì a pochi mesi. Quindi abbiamo un personaggio estremamente controverso, contraddittorio, un periodo storico estremamente buio e anche lui controverso. Perfetto, io avevo trovato il luogo del delitto, diciamo. Nella vita di Savonarola, come vi stavo dicendo, c'è un buco nero, ossia nel 1494, per consolidare agli occhi della città di Firenze e di tutta la Toscana, perché ovviamente non tutte le città della Toscana gli erano amiche, a Siena non poteva mettere piedi, se un fiorentino andava a Siena aveva vita dura. Per comunque consolidare il suo potere ed essere suggellato in maniera definitiva, ordina nel 1494 la costruzione di un grande convento. Savonarola viveva, era priore dei Domenicani e viveva al convento di San Marco. Un convento abbastanza grande, allora non era in centro città, oggi è il centro di Firenze, allora era un pochino più spostato verso la periferia, era molto grande ma non era quel tipo di monumento che può, non era diciamo una reggia, quella che nella testa di Savonarola avrebbe appunto, sarebbe stato il suo trono. E quindi lui ordina la costruzione di questo convento. Fatto sta che questo convento non si costruisce e non si sa perché. E io furbescamente lì decido di far agire un assassino che lascia delle vittime tra i nobili, e queste vittime e le mosse dell'assassino sono legate a questo cantiere in cui si svolge gran parte della mia storia. Nel 94 ne è poco meno di 20, per cui rimane giovane per tutta la storia, che ha appena perso i genitori in un rogo dell'Inquisizione. Nel 1481 parte, diciamo così, usando un verbo un po' semplice, l'Inquisizione in Spagna, e quindi da lì partirà la Reconquista, che poi si completerà nel 1492. Per cui questo ragazzo è costretto a fuggire. Prima fugge nel Regno di Granada, che rimane a lungo l'ultima roccaforte dei Mori, dopodiché emigra e diventa un nomade.
ma nella sua testa lui, adesso ovviamente non vi posso svelare troppo della storia, se no vi regalo di colpi in scena, non vado oltre quello che c'è nella porta di copertina. Lui inizia a girovagare, ma ha in mente una vendetta. Questa vendetta lo porterà in Italia e precisamente appunto a Firenze. Arriva a Firenze nel 1494 e per puro caso, per pura sfortuna, si scontra con questo assassino, sventando un omicidio. Lui salva un commerciante, un ricco, un nobile che si chiama Jacopo da Forlì, che è il secondo insieme all'assassino, sempre che l'assassino non sia il protagonista, Jacopo da Forlì è il secondo personaggio di finzione della storia, tutti gli altri sono veri, in realtà sono tutti esistiti. Lo salva, si guadagna la sua gratitudine, Jacopo da Forlì è la persona incaricata, nella mia finzione, di costruire il convento di Savonarola. L'assassino ha iniziato praticamente con l'arrivo di questo ragazzo che si chiama Rafael a colpire a Firenze e sta lasciandosi dietro una scia di cadaveri macabramente uccisi, che sono tutti nobili oppure banchieri, persone molto in vista nel ceto aristocratico, nel ceto ambiente. Abbiamo uno straniero appena arrivato in città, ovviamente partono le indagini e Rafael è il colpevole ideale, è straniero. Scopriremo dopo, anche qui non vi svelo nulla di, non vi svelo un colpo di scena, scopriremo dopo che è musulmano, perché ovviamente ha perso i genitori per l'arrivo dell'Inquisizione, è il capro espiatorio ideale. Per cui dalla sua necessità di salvarsi, di scagionarsi, partirà la sua caccia a scoprire chi è il vero assassino, che se sono stato bravo potrebbe essere chiunque dei personaggi in gioco, e lì bisogna vedere se lo beccate voi prima o se vi frego io fino all'ultima pagina. Tutti i personaggi del romanzo, tutti gli altri personaggi sono personaggi reali. È stata una sorta di escamotage, non tanto perché è facile, uno dice prende i personaggi reali, li metto lì, metà del gioco è fatta. In realtà volevo dare molta credibilità al romanzo, quindi ho dovuto studiare le vite di questi personaggi, e anche lì ho sfruttato tutte le zone d'ombra. Se di un personaggio non si sa la data della morte, non si sa il perché sia morto, io ovviamente lì interviene la finzione. Quindi è ovviamente un romanzo, quindi una storia di finzione, non è un saggio storico, però spero che nella sua riuscita sia estremamente verosimile. Questo però non sta mai a dirlo. Carica per 2 mesi, compreso il governo della città. Per cui immaginatevi come dovesse essere semplice legiferare, tenere l'ordine, come tutto si perdesse 2 mesi e già passavano di carica e speravano ovviamente, un po' corrompendo, un po' sperando di pubblicizzando bene le proprie gesta, di essere riconfermati magari in un ruolo superiore. Quindi uno come Carnesecchi, che è un magistrato, al giro successivo di elezioni spera di diventare direttamente gonfaloniere, mentre gonfaloniere magari spera di diventare un consigliere dei medici. Per loro a questo punto diventa fondamentale chiudere questa indagine subito, non hanno più di 2 mesi di tempo, e già 2 mesi sono tanti per un'indagine anche oggi. Allora magari i tempi erano più dilatati, ma in realtà comunque la giustizia era molto veloce, per cui si puntava a torture che sarebbero, senza essere viste allora con toni dispregiativi, sarebbero il corrispettivo del nostro interrogatorio. E ho cercato ad esempio di ricostruire tutto quello che è l'apparato giuridico, l'apparato penale, e lì nel libro spero che emerga bene, perché quello che non volevo era creare una cartolina. È facile, una città come Firenze, nel Medioevo, anzi primo Rinascimento, quindi nel suo momento di massimo splendore, è facile farne un'apologia, una cartolina di palazzi bellissimi, gente bella, ricca, intelligente ed elegante. Invece non era proprio così. Anzitutto architettonicamente bisognava capire come fosse nel 1494, anche per Firenze era un periodo di rottura, per cui anche lì mi cadeva a fagiolo una città che stava cambiando faccia rispetto al 1300, alle ultime mura della città che erano state fatte da Arnoldo da Cambio e che erano di una cinquantina di anni prima. La città si stava sviluppando non più in altezza, non più in maniera fortificata, ma con palazzi bassi ed eleganti e sfarzosi, per cui molte delle architetture della città, dei palazzi, delle vie, stavano cambiando proprio nel mentre in cui racconto la storia. Non a caso
è ambientato in un cantiere, non a caso i costruttori in quel periodo sono potenti, non sono nobili, ma hanno molto molto potere. Cercate di usare l'architettura di Firenze anche per caratterizzare i personaggi. Non ho voluto mettere i classici luoghi turistici, per cui Palazzo Vecchio c'è molto poco. Il Duomo di Firenze, Santa Maria del Fiore, c'è, però anche lì è un luogo quasi di passaggio per i personaggi. I due luoghi principali sono ovviamente il convento di San Marco, dove viveva Savonarola e dove predicava più delle volte nella piazza antistante, e il Bargello. Il Bargello è un luogo meraviglioso, a metà tra una fortezza, una prigione e un palazzo di giustizia, o un commissariato se vogliamo. È molto fortificato, è molto alto, ha una grande torre quadrata in cui ci si immaginano i prigionieri dentro a marcire, ma in realtà non era una prigione, perché il carcere era a parte. Il carcere era fuori città, era il carcere delle Stinche, e leggendo le varie fonti era un luogo orribile, un luogo in cui si faceva prima a suicidarsi che a rimanere più di una settimana, perché doveva essere davvero un luogo di agonia. Nel Bargello venivano portati tutti i sospettati, lì il gonfaloniere emetteva la sentenza in tempi abbastanza rapidi, per cui magari venivano incarcerati 2 giorni, 3 giorni, una settimana, dopodiché se erano colpevoli passavano le Stinche, se erano nobili c'era una celletta che si poteva pagare a caro prezzo a Palazzo Vecchio, se erano un po' meno nobili ma comunque con qualche soldo, perché celletta nel Bargello un po' meno dura si trovava. Però è un luogo poco conosciuto secondo me, rispetto a poi anche la sua bellezza, perché comunque è molto bello. Nonostante sia un po' tozzo, molto davvero sembra un piccolo castello con il tetto merlato, però è un luogo molto interessante. Al centro ovviamente si entrava, al centro c'era questo cortile, un grande pozzo dove venivano legati i cavalli, c'erano ovviamente guardie ovunque, e poi si sale, non so chi di voi l'abbia mai visto, si sale, ma tutte le pareti sono tappezzate dagli stemmi dei vari gonfalonieri di giustizia, quindi quando si entra si ha questa parata di stemmi che incute abbastanza timore. Però mi sono calato nei panni di questo assassino, che poi è il terzo grande personaggio del mio romanzo. L'assassino ovviamente non vi posso dire nulla di nulla su di lui, perché mi svelerei troppo, vi posso solo dire che ha delle sorte di visioni mistiche. Lui si incarna mentalmente in questa figura demoniaca, anzi della Bibbia, è un demone della Bibbia, Babbo lo Sterminatore, che viene citato nell'Apocalisse di Giovanni, esce dalla terra con un esercito di... lui ha queste cavallette gigantesche, anzi gli scorpioni giganteschi, e in cui Aculeo fa marcire subito la carne di chi tocca. E poi ha questo stuolo di bestie gigantesche, sono delle specie di mucche con teste di leone. È una figura, infatti è stata ripresa anche in alcuni videogiochi come cattivo, quindi ha ispirato non soltanto me, vedo, ma è un personaggio che ispira molto. È un angelo sterminatore, mandato appunto sulla terra nell'Apocalisse di Giovanni, e questo assassino che agisce in una sorta, come se si sdoppiasse, in una sorta di fervore biblico, si immedesima in questo, ha proprio delle visioni, e quando colpisce lui è abbatto uno sterminatore. Sui corpi delle vittime lascia dei bigliettini, delle pergamene che richiamano dei passi della Bibbia. In ognuno di questi passi vengono richiamate le virtù, le 3 virtù cardinali, e le 4 cardinali e le 3 teologali, da cui il titolo, abbiamo fatto 3 più 4, 7 semplificando, dei diritti delle 7 virtù. E questo è più o meno il terreno dell'indagine. Siate voi a confermarlo, nel caso non lo confermiate, ditemi dove ho sbagliato, così io lo do per migliorare.